Salve ragazzi e bentornati in The Sims 4. Torniamo dalla nostra Jenna. Oggi penso di farle iscrivere all'università, ragazzi, perché ho provato a fare la sfida, no, vabbè, l'evento sociale per andare sul Monte Comorebi, ma non funziona. Non funziona, è buggato. Quindi niente, ragazzi, la mandiamo all'università. Ed eccoci qui ragazzi con la nostra Jenna. Allora, intanto controlliamo un po' il giardino, estirpa le erbacce, ci prendiamo un attimo cura di tutto. Qua cosa c'è? Hanno cambiato qualcosa ragazzi, aspettate. Apri galleria. Vabbè, hanno cambiato più che altro il simbolino, forse c'è qualcosa di nuovo. Non lo so. Non lo so. Comunque, vai ed estirpa le erbacce. Come stanno i grilli? Fame molta. Nutri grilli, nutri e basta. E anche qui estirpa. Ma penso che adesso lei estirpi tutto, esatto. Le facciamo un po' prendere cura della mucca, del pollaio e tutto. Qui potremo piantare qualcosa. Vediamo che prodotti abbiamo. Lattuga. Se l'abbiamo già la lattuga. Fungo. Lattuga, sì. Poi qui abbiamo l'anguria, guardate com'è cresciuta. Anguria. Melanzana. Vediamo quando è che era. La festa, no, 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 il festival è qua. Mancano ancora un paio di settimane, quindi niente. Noi ci andremo ovviamente anche se fa l'università. Andremo al festival e se riusciamo la faremo anche lavorare nella clinica veterinaria. Perché credo che non ci siano problemi. Però ovviamente avrà molto da fare. Però prima di mandarla all'università, comunque la cambiamo. Voglio metterle un look più adatto. Stanno tutti bene. Bene, un po' di mangime che non si sa mai. La mucca sta benissimo. Felicità molto alta, igiene alta, fame nessuna, attenzione alta. Vediamo se possiamo. Lamentati. Nutri mucca, socializza, metti in discussione, dai qualcosa a mucca maculata, latte arricchito, questo è buono. Uova speciali 0. Ah no, non ha raccolto. No, sì, 5 uova, però normali. Sì, uova normali. Ma come? Ma cosa fa? Giustamente bisogna parlarci la mucca, ragazzi, è chiaro. Dai, dolcetto. La mungiamo. La puliamo, magari. Dai, che poi vi devo lasciare in affido a qualcun altro, miei cari animali. Facciamo finta che rimangano in affido a qualcuno, ovviamente. E ci salutiamo per un po'. E università, borse di studio. Devo mandare ovviamente la domanda di iscrizione all'università. Vediamo borse di studio. Materiale formativo. Richiede borse di studio. Vediamo cosa ci danno. Visto che avremo da aspettare un po', possiamo andare alla clinica intanto veterinaria. Amica degli animali. Stella, i grandi spazi aperti. Questo qua è interessante. I sim che hanno ottenuto risultati positivi in qualsiasi carriera possono richiedere la borsa di studio. Giovani in carriera, non disponibile per sim adulti o anziani. Però ecco, lei è giovane adulta ancora. Quindi io direi di chiedere quella borsa di studio lì. Anche amica degli animali, ma no, no, questa. In sospeso. Allora, io direi che visto che adesso abbiamo mandato la borsa di studio, ci sarà da aspettare un po'. E allora, cosa facciamo? Ce ne andiamo oggi ovviamente alla clinica veterinaria. Direi proprio di sì, Zampi Clinico, e cerchiamo di farla salire di stelline. Andiamo dagli animali. Poi, prossima puntata, probabilmente lei entrerà nell'università. Ed eccoci qui, lei è vestita un po' pesantina, io direi che butta il cibo avariato intanto, che schifo. Le facciamo mettere insomma la sua divisa da clinica veterinaria. No, ma butta via, vai. Che schifi.
Pussa, perfetto. È stanca, ma le facciamo prendere. Sostituto del sonno, direi di sì perché deve tirare. Sono le 8 di sera, ma deve farcela. Deve farcela. O la mandiamo di mattina. Magari questo lo teniamo qua per un'altra volta, non lo so. Ecco ragazzi, ho fatto un taglio e l'ho mandata a casa, l'ho fatta dormire e l'ho... Oddio, cosa sta succedendo qua? E l'ho rimandata qui verso mattina, insomma, sono le 4:44. Ho deciso di non sprecare la pozione. Tanto diamo un dolcetto, giochi insieme. Visto che è ancora presto, aspettiamo un attimo ad aprire. Svela un segreto a Vibris. Curiamo un po' Vibris, che è contentissimo comunque. Rilevato un'esplosione nucleare, le impronte identificative delle radiazioni sembrano permanere nei pressi dell'habitat di Vibris. Per fortuna le intensità rilevate non sono tali da costituire un pericolo per il Sim, ma in che razza di guaio sta cacciando questo roditore? Bellissima questa cosa. Bellissima, a me è sempre abbastanza piaciuto questo pack degli animaletti piccolini. Allora, compra spuntino, bevanda gassata, tramezzino, pasto precotto, dolcetto, lei deve fare ancora colazione, quindi le facciamo prendere un dolcetto da qui. Vai e ristorati. Volevo mettere però qui di fianco, ragazzi, una cosa carina, che è uscita con l'aggiornamento di Un giorno alla spa. Vabbè, è proprio un frigo, diciamo, è proprio un frigo, però, la cosa bella è che ha le maschere di bellezza, che mi direte, ma qui cosa c'entrano? Niente, però abbiamo più cose comunque, abbiamo, può anche farsi la colazione, anche se, a dire il vero, vabbè, non ha il forno, ma così va bene, anche una macedonia di frutta, insomma, se dovessi star qui per vario tempo, ha più cosine. Mangia intanto. Anzi, gliela facciamo fare anche una maschera, ragazzi, visto che ne abbiamo provata solo una l'altra volta. Acquista. Allora, cosa abbiamo? Maschera di bellezza animale, di bellezza d'oro. Proviamo questa, d'oro. L'ha preso da qui. E oppala! Oppalala! Sta benissimo con la maschera d'oro. Stai veramente bene, ragazza. Guardate che sbirluccichio. Ci piace parecchio. Va bene, io direi che possiamo aprire. E ovviamente ne mettiamo la sua tuta. Vai. Oh, siamo pronti, siamo pronti. Vediamo se arriva qualcuno. Cammina fin qui. Bravissima, salve, salve, come sta il suo cane? Solo cani ci arrivano, ragazzi. Vediamo se arriva qualche gatto oggi, speriamo. Che bel cagnolone. Allora, salutiamo intanto in modo caloroso. Lei è felicissima perché ha fatto la maschera. Diciamo che le serve anche appunto per essere di buon umore, fare queste cose, insomma, per lavorare meglio. E andiamo. Pian piano arriverà sempre più gente, quindi dovremo assumere poi un po' di personale. Per forza, per forza. Vediamo un po' come sta. Allora, intanto è agitatissimo. Chiama. Calma paziente, calma l'animale. Inietta siero, abbiamo il siero anche, quindi io direi di darglielo. Però si è calmato in realtà. Ma mettiamo un po' di siero, sì, dai. Esame, ascolta cuore. Poi io direi la testa, vediamo. Tra le orecchie controlla gli occhi, la bocca, anzi la testa non c'è, però controlla le orecchie, ecco, le orecchie sì. Esamina la bocca e direi che ci siamo. Letargia estrema, pulsazioni lente, ghiandola graziosa infiammata. Terapia, vediamo cosa c'è. Spray fungicida, poverino. Sindrome del cane impacciato.
Povero cucciolo, eccolo. A posto. Direi di andare da questa signora. Salve signora. Anche lei ha un cane, tanto per cambiare. Salve. Siamo pronti, possiamo andare. Possiamo andare. Secondo me ci diranno che i tempi d'attesa non sono il massimo, eh? A fine giornata, perché comunque l'abbiamo fatta un po' aspettare. No, però in realtà lei è contenta. Vediamo se arriva con un gatto, ragazzi. Oggi missione gatto. No, anche lui è ancora carino, mamma mia. Questo ce lo prendiamo noi, ma che bello! Ma che bello che... Che cutie! Che cutie! Allora, lui è calmissimo, esame. Misura temperatura. Ispezione a pelle e pelo. Ci siamo! Temperatura normale, livelli di graziosità positivi, orecchie reattive, naso pulito. Odore dall'alito normale. È sano, cioè quindi sta bene. Io direi di calmarlo, visto che si è agitato un pochino. Però facciamo un'iniezione preventiva. Però sta benone lui. Bel cagnolone, bravo, bravo. Oppala. Ragazzi, qui salutiamo direttamente il cane perché mi piace troppo. Ma ciao bel cagnolino. Andiamo. Non lo calcolo nemmeno il tuo padrone. Nemmeno lo calcolo. Lui ha qualcosa al pelo, eh? Si vede, si vede. Direi. Ispezione a pelle e pelo. No buono, no buono. Ciu, 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 ciu. Guardate, qui ci vuole la foto. Pulci, eh beh, avevo visto, calmiamolo. No, però in realtà è calmo, quindi direi terapia. Spray antiparassitario. Vai. Guardate che contento che è il padrone, come dire, oh, che servizio top. Bravissimo. Ho un altro cane, ragazzi, oggi gatto. Lui la bocca. Lui ha la bocca che non va, ragazzi. No, no, no. Saluta paziente calorosamente. Lei sta benissimo. La maschera. Ho fatto benissimo a prendere il frigo per la maschera. Benissimo. Secondo me si alzano le stelline oggi. Valutazione aumentata. Fantastico. Fantastico. Per intanto ce la stiamo cavando benissimo da soli. Esame, ovviamente, andiamo subito alla bocca, ragazzi. E poi potremo vedere anche gli occhi. Vediamo, vediamo, guarda qui il biscottino. Pelo puzzolente, ripugnantite lieve. Oh, esame. No, niente, terapia. Spray. Ragazzi, stiamo facendo un sacco di animali oggi, eh? Riusciamo anche a calmarlo, anche se è giù? Perfetto, perfetto. Lui 3 stelline, forse perché l'animale era un po' agitato. Vediamo come sta Vibriss intanto. Ok, soddisfacente, soddisfacente. Proprietà di animale. Che animale ha lei? Non lo vedo. Non ricordo questa sim che tipo di animale aveva. Se era un gatto, un cane, non ricordo. Oh, il gattino! Ragazzi, finalmente un gatto. Finalmente un gatto. Vediamo se arriva questo gatto, però. Arriva il gatto? Ci sta facendo perdere un po' di tempo. Eccolo qua, oh, i piedini di questo gatto. Caspiterina. Quanta gente che sta arrivando, ragazzi. Salga qui, salga qui.
Allora, intanto è calmo, io direi, ispeziona pelle, no, misura temperatura, perché vedo le gambe, secondo me qua la temperatura è alta. Poi, pelle e pelo, ovviamente. Controlliamo il grafico. E poi vediamo cos'ha. Naso asciutto, temperatura alta, zampe elevate. Pirodita. Terapia. Spray fungicida, vai. Magari facciamo un ultimo animale, ragazzi. Però lo voglio portare alla postazione chirurgica. Tanto per cambiare, dai. Tanto per cambiare. No, con impazienza. Oddio, ragazzi. È un po' giù di tono per chi ha fame. Allora, prendi una cosa al volo. Mangia una cosa al volo. Ti mangi. Bacca estrina. No, anzi, le bacche le lasciamo stare. Mirtillo selvatico. Un bel mirtillo selvatico e torni di buon umore. E poi facciamo, guardate che sporco che c'è, facciamo partire questo, inizia pulizia. Guardate che carino, tutto colorato, bello bello bello. E parliamo, saluta, vediamo se riusciamo a portarlo alla postazione chirurgica questo cagnolone. Venga, venga, signora. Cura. Visitiamo qua. Inizia a visitare Billy. Vai. Per cambiare andiamo un pochino qui, dai, lo visitiamo qua. Vieni, vieni, Billy, vieni. Vediamo se è agitato o no, in realtà. Scansioni, scansione cerebrale. C'è un osso nel cervello. Vomito, scansione, scansione vascolare. Intanto è ancora calmo. Però poi io direi terapia, no, interventi. Intervento di regolazione della soglia di solleticamento del ventre. Vai. Poverino. È tutto colorato. No, no, ci siamo sbagliati, scusi. Ecco, ecco, ci siamo, ci siamo. Oh, eccolo qua. Col cono della vergogna. Oh, poverino. Tanto è tutto sporco qui, quindi asciuga. E io direi di chiudere oggi, ragazzi. Chiudi. Ok. E dobbiamo migliorare il livello di stress, l'atmosfera. Se volete datemi un consiglio per l'atmosfera, perché non saprei. E invece il valore del servizio per ora è eccellente comunque, quindi buono. Quindi buono. L'atmosfera forse appunto perché c'era un po' di sporco. Eh sì. Inizia pulizia. Aggiorna, vediamo cosa possiamo fare qua. Ah, è già aggiornato un pochino. Ridondanza dei congegni completata. Cos'era questo? Tubo carica. Jenna ha bisogno di livello 9, però non so cosa sia. Dobbiamo assolutamente aggiornarlo al massimo questo, perché potrebbe tornare utile. Serva, giochi insieme, diamo un dolcetto a lui e poi andiamo in bagno e poi possiamo anche chiudere la puntata, però prima puliamo. Il numero 6 sarà molto importante per te nelle prossime 24 ore. Riattacca. Ehi, aspetta, non vuoi? Clic! No, direi di no. Non diamo retta. Cucciolino, tieni, tieni il dolcettino. Tieni il dolcettino. Allora, vai a far pipì. No, aspettate. E poi la rimandiamo a casa. Però qui era sporco, quindi asciuga qua.
Direi che ha lavorato tantissimo perché è sera, quindi da mattina a sera si è data un bel da fare. Veramente un bel da fare si è data. Ed è stanchissima. Ha pulito? Vabbè, dai, tutto a posto. Qui abbiamo i pescioloni, vediamo come stanno. Osserva pesci. Fatemi controllare solo il cibo. Qui come mangime siamo a posto e pieno. Guardate che bello. E via. Andiamocene. Dobbiamo venire qui a fare jogging ogni tanto, perché guardate che bello. Proprio bello questo posto. Venire qui a mangiare anche, a fare colazione. Guardate come sta bene con quest'abito qua. Che carina. Direi di andare a vedere la borsa di studio, se ci hanno risposto. Quindi università, borse di studio. Controlla. È bellissima così. Studente lavoratore. Sì, ce l'hanno conferita. Allora, qui è illustre, se scegliamo Foxbury, quindi direi di andare qui. E visto che me l'avete consigliato, io direi di provarlo. Biologa marina, cioè lei intanto si laurea in biologia e inizia a fare biologa marina, perché no? Un corso, due corsi. Allora, direi che almeno tre corsi li deve fare, altrimenti ci mettiamo mille vite. Direi tre corsi, nessuna scelta. No, questo in più non facciamo niente, perché altrimenti, ragazzi, l'università è veramente impegnativa anche in The Sims, quindi andiamo, allora, o stiamo a casa o andiamo alla residenza universitaria. Io direi di andare, ragazzi, sì. Io direi di andare, che ce la godiamo proprio bene. Torre delle Maree, questo costa di più. Ok, costi la sessione. Mamma mia, quanto costa, ragazzi. E dire che è un gioco. Però con la borsa di studio risparmiamo un bel po'. Meno 300, meno 100, bello bello. Paga con i fondi dell'unità familiare. E poi c'è il prestito studentesco, ma io direi che finché ce la facciamo va bene. Tanto soldi ne ha perché lei ha lavorato fino adesso, quindi buonissimo. Anche perché, ragazzi, finita l'università, magari lei potrebbe avere il ghiribizzo di andare a vivere da un'altra parte, quindi tanto vale mandarla all'università, farla stare là. E poi, visto che dovrebbe fare la biologa marina, potrebbe stare a Sulani. Direi di sì. Ed eccoci qui, poi qui ragazzi potrebbe anche conoscere qualcuno. Quindi vedremo un po' come andrà. Direi che sicuramente farà nuove conoscenze perché è una sociale praticamente e possiamo farla diventare un po' meno asociale. Le facciamo scegliere una stanza, ma faremo tutto nella prossima puntata, direi. E niente, ragazzi, ci fermiamo qua e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!